a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema a cura di Film Is Now. È ormai certo, il sequel di Avatar ci sarà. A rivelare la notizia è il regista James Cameron, che parla addirittura di un terzo capitolo della saga, quello che vedrà come protagonista l'Alpha Centauri AB System. L'interesse sarà riservato dunque agli oceani di Pandora. In attesa di ulteriori sviluppi sul sequel di Avatar, vi ricordiamo che il 5 maggio esce il DVD in tecnologia Blu-ray del primo fortunato episodio. Matt Damon e Keira Knightley saranno presto al cinema in un remake di Tenera la notte, ispirato al noto romanzo di Francis Scott Fitzgerald e prodotto dalla 20th Century Fox. I due attori interpreteranno la coppia di sposi Nicole e Dick, ruoli che furono di Jennifer Jones e Jason Roberts nella prima versione cinematografica del regista Harry King. Un film documentario per i mondiali di calcio in Sudafrica 2010. Il progetto si chiama The World Champion Stories e si tratta di una pellicola composta da 7 cortometraggi diretti da altrettanti registi di differenti paesi campioni del mondo: Italia, Germania, Brasile, Francia, Inghilterra, Argentina e Uruguay. Il film racconterà la passione per il calcio con le sue sfumature culturali, i personaggi e gli ambienti che vi ruotano attorno. Per l'Italia ci sarà il regista Matteo Pellegrini e il film uscirà in contemporanea con l'inizio dei mondiali di calcio. E per oggi è tutto, vediamo insieme il trailer. Se voi diventaste il segretario personale di Tolstoi, sarebbe un vero dono del cielo. Che gioia avervi qui! Starnutisco quando sono nervoso. Credo che il benessere ci corrompa tutti. È la chiave di volta del movimento. Oddio, io so tutto del movimento. Voglio che teniate un diario. Tutto ciò che dice la contessa. La sopravvivenza del nostro movimento dipende da questo. Non resterò a guardare mentre rubano l'eredità dei miei figli. Ho un piccolo dono per voi, è un diario. Scrivete tutto quello che vedete. Quello che vedete. Mi state nascondendo qualcosa. Voi dite? Tolstoi disapprova le relazioni sessuali, questo lo so. Masha. Ma per me non è un problema, sono vegetariano. Voglio dire, cerbe. Alla contessa interessa solo trarre profitto dal vostro lavoro. Come osate? Mio Dio! State tutti tremando contro di me, nella mia casa! Hanno vissuto una vita insieme, perché negarlo? State diventando vittima delle sue romantiche assurdità. Che ne sanno loro dell'amore? Detesto ciò che sei diventato! A te non serve un marito, a te serve un coro greco! L'amore non può essere poco intelligente, non può essere stupido. Non ho mai smesso di amarti. Lo so. Ma Dio sa quanto complichi le cose! Mi sono comportata male, vero? Thank you.